Commedia all'italiana dal titolo Il crimine non va in pensione. Tra gli interpreti l'ultima partecipazione dell'attrice Gisella Sofio. Vediamo Francesca Nocerino. Sì. Chi vota a favore della rapina al bingo? Dai ragazzi, avevate la mia curiosità. Adesso avete la mia attenzione. Oh. Avventure da paese con popolazione a crescita zero, proprio come il nostro, in cui le bande di rapinatori, purché siano locali, capita abbiano il passo incerto di chi ha ben superato gli anta e i loro covi allignano nelle case di riposo, dove però a riposare ci pensano davvero in pochi. Chiamiamola pure missione. In primis ci serve una talpa. La racconta tutta il titolo del primo film di Fabio Fulco, Il crimine non va in pensione. Sulle spalle forti di storiche pantere grigie del grande schermo, da Stefania Sandrelli a Orso Maria Guerrini, il compito di realizzare il colpo della vita. Tutto per la buona causa di aiutare un'amica in difficoltà economiche. Fermi tutti, per Edda farei qualsiasi cosa, ruberei pure la luna. Appunto, e me, devi sapere. Commedia giocosa che molto deve a precedenti di lignaggio, come i soliti ignoti, e si inserisce in un filone inneggiante vecchietti terribili caro al cinema americano. Il crimine non va in pensione è anche l'addio di Gisella Sofio, signorina snob, che in questa ultima interpretazione ci offre ancora una volta un bel esempio di ironia. Basta un po' di allenamento e il gioco è fatto. Brava Maria, questo è lo spirito giusto.